E mentre Laura è impegnata a scoprire tutti i segreti della lavorazione del riso, il nostro viaggio nella Lomellina prosegue. Siamo arrivati a Sartirana, comune appunto della Lomellina, famoso, famosissimo per la sagra della rana, ma non solo, perché come vedete c'è una gigantesca rana in primo piano e sicuramente ne parleremo, ma c'è anche la fotografia del meraviglioso castello che non mancheremo di visitare. Andiamo! Sartirana, nel cuore della Lomellina, è il paese delle rane. Noi siamo appunto in questo ristorante nel centro del paese e ci avviciniamo alla cucina dove uno chef ci sta per insegnare come si cucinano appunto le rane. Buongiorno, buongiorno. Conosciamo lo chef? Ci presentiamo? Rafael. Piacere, Rafael. Ecco, qui abbiamo, vediamo le rane pronte per essere fritte, perché questo è quello che succederà, con gli ingredienti utili per appunto la ricetta. Spiegaci un po' che cosa abbiamo qui. Allora, niente, le rane appena fatte, appena già sviscerate con tutto, cioè vuote, senza le ossa, senza nulla. I fegatini, che sarebbero questi, sono quelli che si prepareranno, faranno dopo la preparazione del risotto. E niente, adesso comincio a preparare con delle uova sbattute, con un po' speziate, infarinate e fritte. Ok, quindi sostanzialmente si passano le rane nell'uovo, poi si infarinano e poi... E poi vengono direttamente fritte. Perfetto, vediamo un po'. Va bene. Ti lasciamo al tuo lavoro. Ok, insieme allo chef Rafael siamo arrivati al momento fatidico, che è quello dell'incontro della rana con l'olio per la frittura, esatto? Cioè la morte sicura della rana. Beh, speriamo che adesso siano già morte queste rane. Intanto... Sicuramente. Questa è la frittura, perciò. Quanto tempo devono friggere? 5-10 minuti, fra, dipende, ma più o meno è questa la tempistica. E con il prezzemolo tritato si vede la firma dello chef, insomma, perché il prezzemolo a che cosa serve? È semplicemente una decorazione per presentare il piatto. Una volta finito il piatto si fa una spruzzata di prezzemolo in modo di dare un colore diverso, tutto qua, niente di... Vedete, insomma, è la mano dello chef che deve abbellire e guarda anche all'estetica e non soltanto al gusto. Infatti, l'occhio vuole la sua parte, giustamente. Giustamente si mangia anche con gli occhi. Infatti. Ok, qui mi hanno servito un piatto splendido con coltello e forchetta, ma sapete cosa c'è? Io le rane, per gustarmele, credo che serva proprio mangiarsele con le mani, insomma. E dopo esserci riempiti la pancia con queste meravigliose rane dorate, noi siamo arrivati nel centro di Sartirana. Vedete, questo è il castello e siamo in compagnia del sindaco di Sartirana e di alcuni esponenti del comitato della sagra delle rane. Innanzitutto, buongiorno sindaco. Buongiorno. Grazie per essere venuti a Sartirana e averci dato questa opportunità di lanciare o rilanciare continuamente l'immagine del nostro bel paese. Grazie a voi per l'ospitalità. Ecco, appunto, ci troviamo in piazza Castello, il castello di Sartirana. Tirana, conosciuto come una delle perle della Lomellina, ci può raccontare qualcosa? Certo, il castello di Sartirana, che data 1300-1400, fu costruito su progetto di Bartolomeo Fioravanti, lo stesso architetto che ha poi
guarda caso, è progettato anche il Cremlino, quindi siamo in ottima compagnia. È un castello che è diventato un contenitore assieme alla pila del castello di eventi, di fatti, di mostre permanenti e non, e dà a Sartirana una grande immagine di concretezza dal punto di vista dell'offerta turistica e culturale. Ecco, quindi il castello è proprio il centro anche della vita culturale di Sartirana, però questo paese offre anche altro. Quali sono, sindaco, un po' le bellezze che una persona che viene da fuori, magari non è mai stato a Sartirana, non deve farsi mancare? Beh, direi che Sartirana è in un enclave paesaggistico molto importante. Siamo lungo l'asta del Po, quindi abbiamo un lago che ospita, è un lago diciamo nato dal divagare del Po e ospita tanti aironi, quindi la possibilità di fare del bird watching, la possibilità di andare in bicicletta, di andare a cavallo, di vedere le splendide mostre che offre il castello spesso durante tutto l'anno, e perché no mangiare le nostre rane, e quando in particolare durante la saga della rana. Io qui vicino a me questa splendida fanciulla che è il rappresentante del comitato della saga della rana. Credo che Elena sia meglio di me, più deputata, a dare un'immagine della sagra della rana. Esatto, avete visto, il sindaco si è portato avanti cultura, natura, ma anche buona tavola. Appunto Elena, portavoce in questo caso del comitato della sagra della rana. Ecco, quando si svolge e quando si svolgerà l'anno prossimo la sagra? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, io per nome del presidente della Sagra della Rana ho questo incarico. Dunque, la Sagra della Rana tradizionalmente ormai da 40 anni che compirà il prossimo anno si svolge la prima domenica di settembre con il sabato e il venerdì antecedenti. La Sagra della Rana appunto è nata nel 72 per diciamo sostenere e supportare le spese della squadra locale di calcio. Poi questa manifestazione pian piano da merenda, perché era nata come una merenda paesana, ha avuto un successo a dir poco strepitoso. Arrivano persone da tutto il nord Italia, da tutta la Lombardia. Sì, da tutto il nord Italia, perché prima ha avuto una risonanza locale, poi diciamo ha valicato i confini provinciali e poi adesso insomma veramente c'è un passaggio, un afflusso di persone molto corposo. Noi insomma, chi è impegnato in cucina non se ne rende neanche conto, però veramente proprio poi un momento di festa per tutto il paese, dove vengono appunto rievocate le tradizioni locali, proprio i piatti cucinati con la tradizione locale del nostro paese, con le rane dorate all'angiolina di cui avete già visto il procedimento, il risotto con i fegatini di rana, questa che ci siamo già mangiati, che vi siete già mangiati, e questa è una particolarità che si trova solo a Sartirana e principalmente il giorno della sagra della rana. Poi le rane in guazzetto con la polenta, insomma, poi tutti i piatti sono proprio tipici della nostra cucina locale, usando il riso, la polenta fatta con la farina di mais dei nostri campi, insomma è tutta roba locale. Ok, quindi abbiamo l'appuntamento per l'anno prossimo, la prima domenica di settembre, per il 40° di questa meravigliosa sagra. Ora, prima di lasciare Sartirana, però, io ho veramente la curiosità di fare un giro all'interno del castello e della pira, come ci diceva prima il sindaco, quindi rimanete qua, andiamo dentro il castello.